Ben ritrovato, direttore. Un saluto a tutti. Oh, meno male che è arrivata la primavera, non potevamo più. È verissimo, finalmente, vedrai che poi avremo un maggio gelido. Qual è la tua stagione preferita dell'anno? Quella in cui non mi rompono i coglioni. E allora mai? Quella in cui non mi rompono i coglioni non è male. No, perché poi rompono i coglioni sempre. Sempre, sempre, sempre. Però l'estate mi garba di più. Sì, garba di più. Ma sì. Non sei tipo da mare? No, io non ho mai messo piede nel mare. Ma sai nuotare? Sì, sì, sì. No. Ah, non sai nuotare? No, no. No, quello è abbastanza facile, l'ho imparato in piscina però, perché vedo che la piscina ha dei termini ben precisi, dei confini vicini. E questo è rassicurante, quindi ho imparato anche facilmente. Cosa ti spaventa del mare? Non mi piace, non è che mi spaventi. Intanto se devo andare su un'imbarcazione mi sento insicuro, perché le onde ti trascinano dove vogliono loro e quindi non ci vado in barca. Nuotare nel mare significa essere anche sommersi spesso dalle ondate, eppure questo mi dà fastidio, e poi non mi diverte tutta questa massa di acqua, proprio impressionante. Poi l'idea degli abissi. È un po' lo specchio dell'Italia di oggi, una carretta che sta andando di qua e di là e non si capisce dove. Sì, questo sì, purtroppo siamo in una situazione un po' delicata, però insomma non esagererei col pessimismo. No? No. Beh, dimmi cosa vedi di buono in questo periodo. Beh, insomma, diciamo che nelle nostre zone, in Lombardia e nel Veneto, le cose vanno abbastanza bene. Certo, motivi per lamentarsi non mancano mai, però anche il lavoro funziona, quindi la necessità è quella di ottenere l'autonomia col voto che speriamo si faccia presto, almeno ad ottobre, perché queste regioni hanno bisogno di utilizzare le proprie risorse per svilupparsi ulteriormente, rimanere agganciati. Non lo vogliono questo voto per l'autonomia di Veneto e Lombardia, non lo vogliono i signori di Roma? No? Naturalmente faranno di tutto per non renderlo esecutivo, diciamo. Però si dovranno rassegnare, perché così non si può andare avanti. Il potere esercitato da Roma e basta, non è in grado di provvedere alle esigenze più periferiche. E noi siamo distanti da Roma e non possiamo essere governati da gente che manco ci conosce. Il tuo futuro, la tua futura battaglia, la tua battaglia presente e futura è questa qua? Sì. Sì, sì, noi ci batteremo per l'autonomia e sono sicuro che in Veneto si vince a mani basse. Subito. La Lombardia è un po' più complicata, però abbiamo fatto dei sondaggi e anche qui la tentazione è molto forte. Senti, quindi Libero diventa anche il quotidiano di riferimento di chi ha questi punti di vista? Io me lo auguro, perché noi ci stiamo veramente interessando a fondo della questione e abbiamo già ottenuto dei buoni risultati, perché chi è, diciamo così, dalla parte dell'autonomia sa che se non altro il nostro giornale presenta tutti i problemi, i vantaggi, gli svantaggi, ammesso che ce ne siano. E questo per noi è un impegno anche civile. Ho trovato interessante quello che ha detto Gori, sindaco di Bergamo, sì, del PD, persona intelligentissima, sì. Perché insomma essere del PD magari è un difetto, però in senza mezzo al PD c'è anche qualcuno che pensa. Non sono tutti cretini, questo è evidente. Poi insomma ormai l'appartenenza partitica non è decisiva come un tempo. Per fortuna molti ragionano con la loro testa e nel caso di Gori lo abbiamo potuto constatare. Senti, hai titolato l'altro giorno: per un furto in casa la pena è 46 ore, il trionfo dei criminali. Sì. È un titolo che è veramente scoraggiante, però è così, anche perché nel 97% dei casi, mi riferisco ai furti, addirittura non vengono puniti perché non vengono identificati e non vengono processati, eccetera. Quindi solamente il 3% dei furti
viene perseguito. Che è già una roba che grida vendetta, cioè il 3%, 3 furti su 100, sì, succede qualcosa. Vengono diciamo indagati. E cosa succede? Succede che stanno in galera complessivamente, statisticamente, non più di 46 ore. Che un rapinatore la fa franca 32 volte su 33, è chiaro che vanno a rubare. Beh, è evidente, è un invito, cioè in Italia il furto è dimostrato e impunito, addirittura impunito, e anche la rapina, mi sembra, stando ai dati statistici, che non sono i nostri, ma sono quelli ufficiali. Tu puoi fare una rapina che sei quasi sicuro di non essere beccato. Uno poi può fare mille ragionamenti che sono anche giusti, ma fa un titolo del genere per un furto in casa, la pena è 46 ore, ha detto tutto. Il Parlamento sì, dovrebbe agire immediatamente. Sotterrarsi, sì. E non solo, ma anche la questione della legittima difesa è stata praticamente accantonata, perché il PD è riuscito a prevalere approfittando delle assenze in commissione e quindi ha imposto la propria linea, che è la linea classica della sinistra, cioè perdonare, perdonare, perdonare e non perdonare chi si difende. In sostanza si riconosce l'eccesso di legittima difesa, si imputa l'eccesso della legittima difesa a chi tenta di non farsi sopraffare, ma non si persegue l'eccesso di illegittima offesa, e questo è veramente un punto. È molto semplice: se uno entra in casa mia, in casa tua, lo posso stendere, punto, perché è entrato per rubare nel cuore della notte. Non viene per farti una visita di cortesia. In questo caso, Anna, quando le leggi, perché il Parlamento deve fare le norme, poi i giudici le devono applicare, siccome le norme non sono chiare, i giudici fanno il cavolo che vogliono. Certo, cioè, ma il giudice non è colpa dei giudici, che stabilisce. Io mi arrabbio quando si dà sempre la colpa ai giudici, i giudici applicano le leggi. Ho capito, però Vittorio, se una roba è fumosa, dipende anche dal giramento di coglioni momento del giudice. Se i margini di discrezionalità sono ampli, purtroppo non ci si può poi meravigliare se qualcuno uno profitta della discrezionalità e agisce. Non cambierà niente. No, nulla, nulla, rimane tutto. Cioè, vieni prima indagato, paghi per l'avvocato. Se tu ammazzi un delinquente, poi devi risarcire della famiglia, devi pagare i tuoi avvocati, devi andare in galera. Insomma, siamo venderti la casa. Siamo in una situazione paradossale. Non l'hanno ancora capito. Nulla, non c'è niente da fare. Senti, stando in Parlamento, allora l'altro giorno alla Camera dei deputati grillini hanno interrotto l'ufficio di presidenza che doveva decidere sui vitalizi. Sì, sì, allora sì. Cosa fanno i grillini? Vanno là, cercano di... e vengono sospesi, giustamente, perché hanno fatto un casino terribile, però così si dà acqua al Movimento 5 Stelle, si dà... Ma guarda, tutti i partiti italiani lavorano assiduamente per far vincere i grillini. Questo è questo il punto. Sì, sì, questo è il punto. Sono degli eroi. E vinceranno, perché intanto i sondaggi li danno al 30% erotti. Primo partito italiano. Fino a qualche settimana fa ti ricordi che commentavamo i sondaggi, erano secondi. Sì, erano secondi e era davanti il PD. Il PD si è sfasciato, si è liquefatto e quindi è arrivato adesso al 26%, ma è destinato a scendere ancora. Mentre i grillini, ogni stupidaggine che fa il governo, che fanno i partiti tradizionali, costituisce una spinta in alto per i pentastellati. Questo è un guaio, perché poi non è che siano così organizzati anche mentalmente per prendere in mano il governo del paese. Certo è che molta gente che si è nauseata dalla politica vota apposta per i grillini per disperazione. Quindi arriveremo in un momento, o verrà scongiurato come vuole Berlusconi, e arriveremo ad un momento in cui dovremo confrontarci con un governo 5 Stelle, secondo me? Beh, se andiamo avanti così mi sembra del tutto probabile, perché fra l'altro... bisogna tener conto dell'aritmetica per capire chi governerà. Se il Movimento 5 Stelle arriverà al 35%, per dire, ed è probabile che ci arrivi, poi
basterà un'alleanza probabilmente con la Lega, ma non credo che avverrà, oppure col PD, e questi andranno al governo e imporranno in forza dei loro numeri la propria volontà. Questo tu hai capito cosa vogliono fare? A parte cambiare tutto? No. Sai, cambiare è facile dire cambiamo, ma bisogna vedere come cambiamo, perché cambiamo, per arrivare dove. E questo purtroppo non si sa. Quando sento parlare di salario, no? Non so se si chiama. Sì, reddito di cittadinanza, mi vengono i brividi, perché già la tendenza è da parte di molte persone è quella di non fare un cacchio. Se poi tu per non fare un cacchio gli dai anche dei soldi, quello non farà un cacchio per tutta la vita. Questo mi sembra del tutto visto, specialmente nelle zone del paese dove i cosiddetti bamboccioni, cioè quelli che vivono in casa con i genitori, con i nonni, che hanno una pensioncina, magari hanno l'orto, e quindi costruiscono un'esistenza che non richiede moltissimi soldi, basta appunto il reddito di cittadinanza. E poi con sta roba qua e poi chi paga? Chi tre paga? Quarti noi. Noi, perché abbiamo tre quarti di paese che sta al bar, sì. Bighellonare, certo. E gli altri che lavorano. Fantastico. È una cosa assolutamente fuori da ogni logica. Ma secondo te arriveremo a tanto? Ma sai, dipende dall'esito delle elezioni. Questi imbecilli qui che ci governano, so se si ricorderanno anche i nostri ascoltatori, appena votato per il referendum, quello di dicembre, tutti quanti dicevano: ah, bisogna votare subito, la legge elettorale in 15 giorni la facciamo, andiamo a votare, non solo non si parla più di votare, ma non è stata neanche affrontata la nuova legge elettorale, per cui quando anche si volesse andare a votare, come fai a votare se non hai la legge? Allora qualcuno dice: ma possiamo usare quella che pasticciata che è uscita, diciamo, dalla Corte Costituzionale. Benissimo, con la soglia del 40%, chi prende il 40% prende la maggioranza, ma alla Camera, ma al Senato no. E quindi tu non puoi avere la maggioranza alla Camera e non averla al Senato. Io so che sono discorsi che annoiano la gente, però sono strumenti, quelli della legge elettorale, indispensabili per andare al seggio, se no è inutile. Oh no, ma non ti preoccupare, che la gente non si annoia a sentirti. A parte gli ascolti che facciamo in televisione, sul web e tutto, cioè, mi dicevano stamattina i nostri tecnici che appena carichiamo un video su YouTube, le robe che dici, sono 20.000 persone che vanno lì a... Beh, questo mi fa molto piacere. Tu a che rapporto hai con YouTube? Che largo... Vai a vederti i video. Io non so neanche che cosa è. È una roba dove si mette i video su internet, sì, cioè l'iPad. Sì, l'iPad ce l'ho perché scrivo delle bischerate lì, ma non sono tecnologico, anche con quei telefonini moderni. Io ogni volta litigo, qualche volta tiro anche qualche sacramento perché non mi riesce bene il giochino. Senti, noi torniamo dopo la pubblicità e parliamo di pensioni, che è un tema. A tra poco. Allora, rieccoci col direttore Feltri. Allora, adesso è allarme, no? Una roba che tu dici, io da quando ti conosco dici sta roba qui. Adesso è allarme. Allarme sulle nuove pensioni. Una su due è un dono di Stato. Ultimi dati INPS, 53,2% degli assegni erogati a partire dal 2016, quindi freschi, sì, non è stato coperto dai contributi versati. E questo è un errore, perché se noi facciamo i conti seriamente, prendendo i dati ufficiali, certo, no? Non quelli che facciamo noi, risulta che la previdenza sociale, non parlo di assistenza, la previdenza sociale è in attivo, mi pare di 3 miliardi, adesso non vorrei sbagliare, però è forte attivo. Questo significa che i contributi versati dai lavoratori e anche dai datori di lavoro sono più che sufficienti per pagare le pensioni. E saremmo a posto. Perché mancano i soldi? Perché i soldi della previdenza sociale vengono usati anche per la maternità, per le pensioni sociali. La pensione sociale non può essere pagata dai lavoratori,
che hanno versato i contributi. Dovrebbe essere questa spesa coperta dalla fiscalità. È una roba di buon senso. Di buon senso. Ma perché nessuno ci... Perché sono stupidi, guardate, sono stupidi e poi hanno costruito questo macchinone che è l'INPS, che deve adesso deve addirittura pagare anche gli assegni per i baby, per i bambini. Ma cosa c'è? È giusto dare dei soldi ai bambini? Ma certo, ma prenderli da un'altra parte. Ma perché li prendete ai lavoratori? Capisci come fanno? La cassa integrazione per anni e anni l'hanno pagata con i soldi dell'INPS. È giustissimo assistere i disoccupati, ma si chiama assistenza. L'assistenza la si finanzia con la fiscalità generale, non con i contributi dei lavoratori, che poi vengono a mancare perché sono stati spesi diversamente. Dimmi una roba, non ti ha sorpreso questi quattro arresti a Venezia, questi jihadisti che volevano... Guarda, neanche a farlo apposta, proprio due giorni fa... una nostra giornalista che si chiama Azzurra Noemi Barbuto, non è un nome facilissimo da ricordare. Barbuto non è neanche tanto un nome da donna. Sì, vabbè, poveretta, lei non l'ha scelto lei. Cognome. No, una battuta, sì, lo so. Così se la ricordano sì, tutti adesso. A Barbuto, sì. Ha fatto un pezzo, parlo di due o tre giorni fa, in cui spiegava, avendo intervistato persone provvedute, come qualmente anche l'Italia sarebbe stata al centro di movimenti terroristici. Due giorni dopo questo fatto conferma che la nostra Barbuto aveva perfettamente ragione. Soltanto che quando si getta l'allarme, no, si dice adesso... naturalmente la maggior parte di noi dice vabbè, succederà... E poi anche speriamo che non succeda e ci consoliamo con la speranza e non con la certezza. Dopodiché ci troviamo nei guai. Abbiamo dei servizi efficienti o c'è andata di culo? Guarda, i servizi italiani non sono così messi male, secondo me. I politici non chiedono neanche perché no, sappiamo già. Quelli, ecco, quelli che poi vanno in televisione a vantarsi. Sì, io ricordo che quando c'erano le Brigate Rosse, quindi il terrorismo era una cosa micidiale in Italia. Forse te lo ricorderai anche tu, perché sì, sei giovane, ma. Ho fatto tempo. Hai fatto a tempo. Insomma, lì mai nessuno si interessava dei terroristi. Questi ammazzavano. E nel Partito Comunista si diceva, sono compagni che sbagliano, eccetera, eccetera. Poi, quando però le Brigate Rosse hanno cominciato a colpire i politici, anziché i magistrati e i giornalisti, allora si sono svegliati e nel giro di pochi mesi hanno sterminato il terrorismo. Qui adesso si ripresenta una situazione analoga, se vuoi diversa, perché questi terroristi, diciamo, islamici non indietreggiano davanti a niente, muoiono loro stessi pur di ammazzarti. Questa è una categoria un po' diversa, però noi facciamo entrare tutti, cani e porci, è ovvio che fra questa gente ci sia anche la feccia, cioè il terrorismo. E adesso, ma tu come opereresti? Casa per casa, io non quartiere sono, per non quartiere? Sono, è guerra ormai. Non è un poliziotto, non sono neanche appuntato io, non è il mio mestiere, però, caspita, trovo sbagliato anche dal punto di vista sociologico aprire le porte a tutti, far entrare chiunque, perché è evidente che poi nel mucchio ci siano anche i bastardi. Ecco. Senti, come l'hai letta sta vicenda di Trump che vuole mettere i dazi su 90 prodotti Vespa, San Paolo, ma non solo. Ma i dazi un tempo c'erano anche, ricordo, in Italia addirittura se tu passavi da un comune all'altro dovevi pagare il dazio con le merci. Non sì, era una bella cosa. Non c'eri neanche allora? No, io c'ero. C'eri? Io c'ero. Mi ricordo anche a Bergamo che c'era il dazio, che era un capannoncino in centro della città e lì dovevi passare, me lo ricordo benissimo, il dazio. Tant'è che c'era anche il detto, no? Qui tu non paghi dazio, no? Si diceva. Quindi era i dazi ci sono sempre stati. E i dazi hanno degli svantaggi, ma anche dei vantaggi, perché ti proteggi. E così se ti proteggi tu è giusto che si proteggano anche gli altri. Poi basta pagarlo e dazio che è finita. Fantastico. Senti una cosa, la Camusso l'altro giorno è andata in questi outlet, un grande centro commerciale a Serravalle, è quello per andare in Piemonte sull'autostrada. Sì. E ha fatto tutto un show, ha detto a Pasqua è giusto che voi non lavoriate.
ha detto ai commessi e alle commesse, cappeggiando la rivolta di chi non vuole lavorare a Pasqua. È diventata cattolica anche lei. Hai capito? Questa roba qua di non far lavorare la gente che il lavoro ce l'ha e che magari vorrebbe durante le feste secondo è una contraddizione. C'è una roba del passato. Ma poi cosa c'è, se è festa o non festa? Io ho fatto sempre il giornalista e ho sempre lavorato la domenica. Pagato di più, come questi dei centri commerciali. Però è che anche di notte, anche noi, adesso non so più come funziona la cosa, ma quando lavoravo al Corriere c'era il notturno, cioè se tu lavoravi oltre le 10 di sera, mi pare, oltre le 21:30, avevi diritto a un'indennità. Anzi, eravamo tutti contenti di avere queste cose, perché alla fine del mese lo stipendio, invece di essere 5, era 8. Chiaro. Che era una cosa più divertente, no? Non capisco, adesso anche il sabato non vogliono lavorare. Ma queste crociate, che un sindacato che fa questo tipo di crociate, come può? Punta al pauperismo. Ma poi chi apre in Italia delle attività se c'hai gente che ti rompe i coglioni per tutto? Ma già per la burocrazia le robe, poi anche per il lavoro. C'è anche dai il lavoro e no. I sindacati non hanno mai aiutato molto i lavoratori. In passato forse sì, anni 50, ottennero dei risultati positivi, dopodiché i sindacati hanno lavorato per distruggere il lavoro, sembra una contraddizione. Senti, ma allora se tu sei un datore di lavoro, no? Hai un'attività commerciale, il tuo lavoratore nel giorno in cui puoi incassare di più, che può essere Pasqua, perché le famiglie sono libere e vanno a fare la spesa, vanno a comprare, se il tuo lavoratore ti sciopera, tu come reagisci? Io lo licenzierei. Eh beh, se fosse possibile sì, in realtà in Italia l'impresa è vista come un nemico, mentre i sindacati sono una casta sacerdotale, tant'è vero che esiste anche il reato di attività antisindacale, come se fosse vietato dire che i sindacati fanno schifo, cioè capisci che siamo a questo assurdo. Vabbè, comunque avanti così. Senti, sul Fatto Quotidiano viene cavalcata la polemica sulla tesi di dottorato della Madia, che ne ha copiato. La Madia è quella che spiega ai dipendenti pubblici come devono fare. Sì, certo. Non ha fatto una bellissima figura, sono d'accordo. Cosa ne pensi? Però si sta esagerando, perché chiunque abbia fatto l'università sa benissimo che si copia alla grande. E anche se non copi nel senso letterale del termine, ma quando tu leggi un libro, rubi da quel libro le idee, i concetti, le congetture, e dopodiché le usi, e manco ti ricordi da chi le hai prelevate. Quindi l'attività di plagio è molto generica. Allora, lei si è dimenticata, diciamo, o non ha voluto farlo, di citare la bibliografia, e questo è un errore. Però da lì a condannarla a morte, a linciarla per una stupidaggine che abbiamo commesso tutti, mi sembra veramente eccessivo, di cattivo gusto e anche ipocrita. Infatti alla gente non è che parli di ma questo. Ma quella frega se ha copiato 20 righe, ma tutti hanno copiato. Saviano ha copiato, fino all'ultimo processo gli è andato torto. Augias, adesso ne cito due, ha copiato, il filosofo Galimberti ha copiato, tutta gente che però non è stata buttata dalla rupe tarpea per aver fatto questa cosa. E quindi mi sembra, a me non è anche antipatica questa signora Madia, ma in questo caso sono dalla sua parte. Vabbè, non me l'aspettavo, questo però sì, ha un suo perché, me l'hai spiegata bene. Un pochino. Ma sì, ma poi per un non stiamo parlando di... Ma scusa, quando tu scrivi un articolo... No, adesso non posso, c'è il direttore davanti. No, ma tu se scrivi un articolo, ma la materia sulla quale tu ti impegni l'hai prelevata in giro, l'ha prelevata anche inconsapevolmente. Sì, è una forma di plagio. Mi documento, mi documento e mi scappa di usare magari la stessa frase dell'agenzia, della fonte, eccetera. O comunque il concetto è quello, anche se cambi due aggettivi. Rimane che tu hai prelevato, diciamo, è normale, anche perché, non so, Guglielmo Marconi è uno che ha cambiato il mondo, no, con le sue invenzioni, però poi è morto, quindi si è fermato, e altri sono andati avanti, ma non hanno, senza prescindere dagli studi e dai risultati ottenuti da Marconi, lo hanno solo proseguito quel lavoro. Il primo chilometro l'ha fatto Marconi, e l'altro chilometro l'hanno fatto altri, che hanno copiato allora, ma che certo che hanno copiato.
copiato, ma ci mancherebbe altro, anche, anche Dante ha copiato, magari da Virgilio. E allora? Fantastico. Nei bar invece parlano della riforma del catasto, perché pare che poi si arriverà ad aumenti oltre al 300%. Praticamente le imposte immobiliari si calcolano in base ai metri quadrati. Sì, guarda, pur di mettercelo in tasca le studiano tutte. Perfetto. Qui puntano solo a farci pagare più tasse. Siccome la casa non la puoi nascondere nella cassetta di sicurezza, è lì e ti fanno pagare sulla casa perché è un bene che non puoi contestare. Poi si lagnano perché c'è l'evasione fiscale, ma l'evasione fiscale, se tu dici di volerla combattere e non la combatti, è chiaro che poi da qualche parte i soldi devi tirarli fuori e li tiri fuori a quelli che già pagano le tasse. Quindi quelli che pagano le tasse stanno sempre peggio, quelli che non le pagano stanno sempre meglio. Beh, non è che bisogna essere dei geni allora per fare sta roba, per tassare così. Per me sono scusami, oggi è tutto elettronico, con il computer, eccetera. Se io che sono operaio, che so io, ho impiegato le poste, compro una Audi 6, risulta, no? Certo. Come si chiama? Il Prali? Non so dove. Sì, sì, pubblico registro automobilista. Allora, chi ha comprato? Vai a vedere chi è. E scopri che è un impiegato delle poste e gli dici scusa, ma dove sei andato a prendere i soldi per comprare l'Audi che costa, non so, 50.000 euro. Scopri che ha fatto un'attività in nero, lo stanghi, l'ammazzi e via. Non rompi i coglioni che c'è la proprietà. Adesso il segreto bancario non c'è più, tutto è tracciabile. Addirittura non puoi usare il contante. E allora spiegatemi per quale motivo non riescono a scovare quelli che non pagano le tasse. Invece di prendere i soldi sempre dagli stessi. Sempre dagli stessi. E abbiamo chiuso in che bellezza. Che ne hanno sempre di meno. Eccola. Abbiamo chiuso in bellezza. Grazie direttore, alla un prossima. Un saluto a tutti.